associazioni. Cinedo Rio Freddo in particolare riguarda tutte e due. C'è una cosa molto importante che Paolo Rosati, che dopo chiamerò a parlare qua, è che è l'antico tracciato della via Valeria, che andrebbe valorizzato. Allora io vi propongo, e noi come associazione vedremo tutto il supporto anche diciamo organizzativo, di conoscenza organizzativa, cioè perché con le vostre associazioni, se ci sono, organizzate un campo internazionale volontariato per ripulire queste cose, Questo questo percorso. Cioè, Paolo Rosati sicuramente. Paolo Rosati può dare chiaramente un contributo dal punto di vista scientifico e storico. Noi come associazione possiamo dare un contributo organizzativo perché abbiamo fatto già due campi internazionali e quest'anno ne faremo un altro per aprire i sentieri originali di Camerata Vecchia, così come è stato anticipato nel libro. E quindi la sinergia si fa anche fra associazioni. Quindi se ci sono associazioni, se mettessero in contatto con noi, noi saremo ben contenti di venire a Cinedo, a Rio Freddo, per aiutare, diciamo, gli altri abitanti delle terre degli Equi e far sinergia, perché la rete non è solo dei comuni, non è solo degli imprenditori, ma deve essere anche delle associazioni. E questo per noi è un punto molto importante, insomma. Ok, io a sto punto, prima di dare la parola a Angelo e poi a Rosale, però prima vorrei far parlare Giorgio Nalli, che è della segreteria della consigliera Cristiana Venali. Noi ci siamo abbastanza, cioè, abbiamo avuto parecchi rapporti con Cristiana Venali, che non è potuta venire.